Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia con uno spirito, un'intenzione unanime. Ringraziare e lodare Dio per il dono di Madre Maria Gargano. Nella sua terra, dove è nata questo mondo e dove è nata la fede, vogliamo ringraziare Dio per la sua persona. E mentre ringraziamo, meditiamo. Madre Maria è il frutto del mistero pasquale di Cristo, morto e risorto, che celebriamo, ed è il frutto maturato nell'azione dello Spirito Santo, dono del risorto che domani sarà effuso sulla Chiesa nella Pentecoste. Ringraziamo e chiediamo che lo Spirito susciti sempre in questa terra e nella Chiesa doni e carismi per il bene comune. E chiediamo perdono se non siamo fedeli ai doni, ai carismi e alla vocazione che tutti personalmente abbiamo ricevuto o stiamo scoprendo. Yeah.
Preghiamo. O Dio che ispiri e compie ogni santo proposito, guida il tuo popolo sulla via della salvezza eterna e fa che i tuoi figli, che si sono consacrati a te, abbandonando ogni cosa per seguire Cristo, casto, povero e obbediente, con piena fedeltà servano te, nostro Padre, e la comunità dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli fece chiamare i notabili dei giudei e quando giunsero disse loro: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rimettermi in libertà, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro la mia gente. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono stato legato da questa catena». Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Parola di Dio. Il Signore sta nel suo Tempio Santo, il Signore ha il trono dei cieli, nei cieli, i suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Il Signore scruta giusti e malvagi, egli odia chi ama la violenza. Giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti contempleranno il suo volto. «Manderò a voi lo Spirito di verità, dice il Signore. Egli vi guiderà a tutta la verità». Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava. Colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, come lo vide, disse a Gesù: Signore, che cosa sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questi è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Carissimi amici, abbiamo ascoltato molto e bene e in maniera esaltante in questa mattinata. Abbiamo ascoltato di Madre Maria, però questo ascolto che ora stiamo facendo qualifica l'ascolto della mattinata e ci aiuta a trovare la radice vera di quello che ci siamo raccontati, di quello che abbiamo appreso di questa nostra sorella. La radice vera è la parola di Gesù. È Gesù, sposo mistico di Madre Maria, che ha parlato incessantemente al suo cuore. E la parola mistica non fa altro che portare nell'intimità la parola scritta, la parola trasmessa dalla Chiesa. Non c'è parola mistica che non abbia questo linguaggio. Cambiano le immagini del cuore per l'esperienza propria di ciascuno, ma la parola interiore è questa, perché sia vera. E allora facciamo questo sforzo ora per dare qualità al lungo ascolto della mattinata.
E la parola proclamata è di questo sabato vigiliare ormai della Pentecoste, che porta a compimento il tempo pasquale. E la prima riflessione che vogliamo fare riguarda l'esperienza della Chiesa delle origini, che in questo tempo di Pasqua abbiamo ripercorso delle vicende della prima comunità di Pietro, di Paolo, e siamo giunti a Roma, dove Paolo è stato condotto in catene. La vicenda della Chiesa nascente è stretta, è collocata nel mistero pasquale, inteso come atto redentivo di Cristo che muore, atto salvifico di Cristo che risorge, atto santificatore di Cristo che dona lo Spirito Santo. Ecco perché è bello ascoltare questi racconti della Chiesa antica in mezzo tra l'evento della Pasqua e l'evento della Pentecoste nell'effusione dello Spirito, quasi a ricordarci che lì siamo noi e non saremmo tali senza questo mistero che è avvenuto e che riempie la storia, riempie il tempo ed è capace di riempire e traboccare dal cuore di chi lo accoglie, come ha riempito ed è traboccato dal cuore di Madre Maria. Essere in catene per il Vangelo. Umanamente sembra un limite, un condizionamento, ma nell'esperienza del discepolato e della fede è la modalità indispensabile per seguire Cristo. Madre Maria ha voluto aggiungere accanto al suo nome di battesimo l'espressione che la colloca accanto a Cristo: crocifissa. E dobbiamo riflettere perché ha posto accanto al suo nome questo titolo che la colloca accanto al suo sposo. E crocifissa significa prendere l'avversità e per il Vangelo trasformarla in Vangelo e per Cristo trasformarlo in annuncio di gioia e di salvezza per gli altri. Madre Maria crocifissa dell'amore divino. E nell'avversità, nella croce, vissuta con Cristo, ecco che Madre Maria ha celebrato la sua verginità sponsale e la sua maternità feconda. Questa è ogni consacrata. Questa è la Chiesa Santa di Dio. Questa è Maria Santissima, che sotto la croce, mentre riconsacrava la sua sponsale verginità, diventava ancora una volta in quello spirito che dal Figlio ritornava al Padre, ritornava ad essere sposa dello Spirito per divenire madre della Chiesa nascente. E quindi Maria, sposa vergine, Maria, madre feconda ai piedi della croce. E lì è la Chiesa. E così è la Chiesa, sposa e madre. E così dovete essere, carissime consacrate, nella vostra personalità, per ricordarci questo mistero dell'amore crocifisso, perché sia veramente totale vergine, perché sia veramente fecondo madre. Non ci siano idee, non ci siano tentativi, tentazioni di sminuire questa possibilità, perché questa possibilità significa evidenziare, testimoniare la potenzialità dell'amore di Cristo. E Madre Maria ha vissuto questo in maniera piena, tanto che siamo sulle sue orme per capire la sua beatitudine. Quando noi parliamo di beatificazione, guardiamo al paradiso, ma vi invito un attimo a guardare
alla pagina delle beatitudini, non al paradiso. Allora, se guardiamo la pagina delle beatitudini, comprendiamo che beatificare una persona non significa dire è arrivato in paradiso, significa scoprire come è stata felice sulla terra di seguire Gesù Cristo. Ecco la felicità. Ecco la felicità. Noi vogliamo scoprire come Madre Maria è stata felice sulla terra seguendo Gesù Cristo e mettendo in pratica quelle vie che le beatitudini indicano, che sono vie solide di felicità. Ma ecco, è stata beata sulla terra nel seguire Cristo, è maturata sotto l'azione dello Spirito Santo, che è spirito di santificazione, e quindi è arrivata alla santità di Dio, non nella sua persona, ma finalmente tuffandosi, immergendosi nel mistero della perfezione divina. Ora è la beatitudine di chi è totalmente immerso nel mistero della perfezione divina. A noi ci interessa questa prima parte, questa beatitudine. Come ricordare, proprio qualche piccola cosa, visto che abbiamo detto tanto, ma ricordarlo con la parola adesso, di questa nostra sorella. La parola ascoltata ci dà alcuni spunti, ma ne prendo uno che può riguardare noi in questo momento che siamo qui. Paolo è a Roma, è stato consegnato dai suoi correligionari nelle mani dei romani. Lui ha chiesto l'appello al tribunale romano, sì, ma lo hanno arrestato loro. E Paolo cosa fa? Mi perdonino i cittadini morresi, faccio questa applicazione, ma è importante. Voi non avete consegnato Madre Maria in mano ai romani, no? Però Paolo lì, nel mistero della croce che perdona, li manda a chiamare. Oggi questa giornata che stiamo vivendo è Madre Maria che ci ha mandati a chiamare qui a Morra, ai morresi, come lui mandò a chiamare gli amici di Gerusalemme, i giudei, in quella casa che aveva preso a Roma e dove era agli arresti domiciliari, diremmo noi oggi. Ecco che lui li manda a chiamare perché vi ho chiamati per vedervi e parlarvi, dice Paolo ai suoi fratelli giudei, poiché a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. E Madre Maria ci direbbe, perché a causa della fede che io ho ricevuto in questa terra, che mi sono legata a Cristo, alla sua croce, e ho trasformato ogni avversità, ogni impedimento, ogni sofferenza, l'ho trasformato con lui in mistero di salvezza per i fratelli. Questo è per i morresi. E per voi, sorelle, figlie di Madre Maria, c'è un'altra immagine della parola. Voi siete la casa presa in affitto. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui. Questa congregazione che è nata dal cuore di questa donna, tutta di Cristo, è la casa in affitto. Ma da questa casa in affitto, che è la vostra congregazione, dobbiamo scoprire qual è la casa sicura. La casa sicura è il vostro cuore? La casa sicura è la Chiesa. La Chiesa casa, il cuore casa, dove abita la Santissima Trinità, dove Cristo in pienezza porta lo Spirito Santo che diventa poi, ecco, largo nei doni e nei carismi per quelli che lo accolgono. Voi siete la casa in affitto, ma necessaria. Necessaria per accogliere quelli che devono scoprire la casa del loro cuore e la grande casa che è la Chiesa di Cristo. E per questo auguro a voi espansione del mondo, però con questa coscienza: siamo casa in affitto. E infine, il Vangelo così bello, è così difficile anche da inquadrare
non solo del mistero della vita di questa nostra sorella, che mi permetto di dire santa, no, ma è difficile da inquadrare anche nella nostra vita. Ma dico solo questo: il discepolo che Gesù amava, che aveva messo il suo capo sul petto del Signore, e qui ritroviamo tutta l'intimità mistica di Madre Maria, ecco, la intimità che l'ha portata a entrare nel mistero dell'amore di Cristo, ma si accorgeva che entrava in un mistero di cui non era lei la padrona, di cui era la prediletta. Questo vale per tutti, valeva per Giovanni, vale per Madre Maria, vale per noi. Se entriamo nel mistero dell'amore di Cristo, ci accorgiamo che non ne siamo i padroni, e questo all'inizio ci fa paura, perché noi siamo abituati ad amori gestiti. Anche gli amori umani ci danno sicurezza quando li gestiamo noi, ma quando ci accorgiamo che l'altro fa più di noi, che l'altro quasi ci possiede, incominciamo ad aver paura. Ma se è lecito aver paura dell'amore umano che ci possiede, non è giusto, non è lecito, anzi è pericoloso temere dell'amore di Dio che ci possiede. Dobbiamo lasciarci possedere dall'amore di Dio. Ecco allora che questo capo che si reclina sul petto di Cristo è questo abbandono fiducioso. Ciò che piace a te contraddice ogni via di felicità umana, perché umanamente uno dice, per essere felice, ciò che piace a me. Madre Maria, da giovane, da adolescente, ciò che piace a te, non ciò che piace a me. Ma questo amore di predilezione ci porta ad avere rapporti giusti con i fratelli. Pietro ha da poco terminato di dire a Gesù: ti voglio bene, tu sei tutto, tu sai che ti voglio bene. Poi guarda il discepolo prediletto e dice: e lui? Che fine farà lui? Impariamo a rispettare e a credere nel progetto di amore che Dio ha per ogni fratello, e non interferiamo nel progetto di amore, non mettiamo in ciampo al progetto di amore. Quante anime ha accolto Madre Maria e ha dovuto rispettare il progetto d'amore che Dio aveva per quell'anima, e non ha potuto subito dire: vieni con me che ti fai santa. Ha dovuto dire: comprendiamo lo Spirito dove ti guida. E quanto più ha rispettato le coscienze di chi si affidava a lei, tanto più la sua opera è fiorita. Cara madre, quanto più rispetterete le coscienze delle figlie che si avvicinano a voi, tanto più la vostra opera fiorirà. Ma se invece pensiamo di accaparrare il desiderio di sequela di Cristo, ecco, l'opera dissecca. Dissecca. Che importa a te, dice Gesù a Pietro, se io voglio che lui rimanga finché io ritorni? Che importa a te? Tuo fratello ti interessa, sì, ma non devi giudicare, valutare, confrontare il progetto di vita. E qui le orme, il bel titolo che avete dato. Le orme sono di Cristo. Noi siamo chiamati a mettere i nostri piedi nelle sue orme, e quando abbiamo questi fratelli speciali, sorelle speciali come i santi, quelle loro orme ci aiutano a stare più tranquilli dove mettiamo i piedi. Ma poi col tempo, guardando dietro, e ve lo dico carissime sorelle più giovani, guardando dietro, non oggi ma fra qualche anno, vi accorgerete che le vostre orme non coincidono e non possono coincidere con quello di Madre Maria, sono le vostre. Ma intanto avete incominciato i vostri primi passi mettendo i vostri piedi, i vostri cuori, i vostri sentimenti dove e come le ha messe la vostra fondatrice. Ma poi, guardando indietro, dovrete scoprire, scoprirete che il vostro è un cammino accanto. Accanto alla fondatrice, dietro a Gesù Cristo. Ecco le orme. Certo, oggi abbiamo fatto un po' le orme all'indietro, perché siamo arrivati a Morra, dove lei è nata. E qui termino, lo so. Non posso continuare più. Non devo continuare più.
Però termino volendo racchiudere l'umanità di questa nostra sorella, racchiuderla come si racchiude con un titolo unico, l'umanità di Maria Santissima, l'umanità di Pietro, l'umanità di Paolo e di tutti gli apostoli, ma in modo particolare di Maria Santissima e di Paolo. Quando vogliamo indicare la pienezza dell'umanità di Maria, noi diciamo non tutti i titoli e i privilegi, diciamo solo un titolo: Maria di Nazareth. Perché lì racchiudiamo tutta la sua vicenda umana afferrata e consegnata al mistero della salvezza. Di Paolo, l'apostolo delle genti, sì, ma quando vogliamo indicare la sua pienezza di umanità e il suo consegnarsi al mistero di Cristo, diciamo Paolo di Tarso. È chiaro dove voglio arrivare. D'ora in poi, se vogliamo racchiudere l'esperienza di un'umanità consegnata a Cristo, dobbiamo dire Maria di Morra. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre le nostre preghiere, chiedendogli il dono dello Spirito, perché animati dalla sua forza possiamo essere cristiani fedeli e coerenti. Preghiamo insieme e diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Ti preghiamo, Signore, per il Santo Padre Francesco, il Vescovo Pasquale che presiede questa celebrazione, tutti i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i Ministri della Chiesa, perché, guidati dal Tuo Santo Spirito, non si stanchino mai di proclamare il Vangelo di salvezza a tutti gli uomini. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace. Ti preghiamo, Signore, per coloro che governano le nazioni, perché abbiano a cuore i bisogni e le necessità di tutti, in particolare dei più poveri e dei più deboli, e diano risposte concrete ai problemi e alle richieste di aiuto per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini. Preghiamo. Ti preghiamo, o Signore, per le suore apostole del Sacro Cuore, perché, sull'esempio della serva di Dio Maria Gargani, e grazie alla sua intercessione, rispondano con piena libertà e amore alla sete del cuore di Cristo, per essere segno di conforto e di speranza per tutti i fratelli che incontrano. Preghiamo. Ti preghiamo, o Signore, per le associazioni Amici del Sacro Cuore, Apostolato della Preghiera, Lampade Viventi e tutti quelli che collaborano con l'Istituto delle Suore Apostole del Sacro Cuore per la diffusione del carisma di Maria Gargani, perché infiammati dal Tuo Spirito e spinti dall'amore del cuore di Cristo, abbiano la forza di essere testimoni del Tuo amore e della Tua misericordia nel loro ambiente di vita e di lavoro. Preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per noi tutti, convenuti a questa festa, in onore di Madre Maria Gargani, nel 42esimo anniversario della sua nascita al cielo, perché nutriti dal pane di vita e fortificati dallo Spirito Santo, diventiamo testimoni credibili del Tuo amore in ogni momento della nostra vita. Preghiamo.
Dio dell'amore. Ascolta, Padre, le nostre preghiere e donaci il dono del Consolatore, perché in ogni situazione della vita sappiamo rendere ragione della speranza che è in noi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Thank you.
della vita e della morte. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e santifica i tuoi figli, che si sono riuniti nel tuo nome, perché offrendosi a te in sacrificio di lode, compiano nella tua Chiesa un servizio puro e generoso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, uomo nuovo, fiore purissimo, nato dalla Vergine Maria, proclamò beati puri di cuore e con la sua vita rivelò il pregio sublime della castità. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e, facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli ha consacrato al servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Yeah.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale che presiede questa celebrazione eucaristica e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Risorto e asceso al cielo ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nella gioia del Signore ci scambiamo un gesto che ci impegna a vivere ogni giorno nell'amore. Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per ricevere la Santissima Eucaristia verrà un sacerdote in fondo alla Chiesa, mentre il Vescovo con altro concelebrante qui al centro del presbiterio, venendo per due file, si viene dal centro, si ritorna dai lati. Un altro sacerdote sarà qui per la scuola cantor.
Preghiamo. O Dio che alla mensa di un solo pane accogli i tuoi figli, riuniti nel tuo amore, fa che siano solidali tra di loro nel compiere le opere di carità e di bene, perché con la loro vita consacrata rendano efficace testimonianza a Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Recitiamo insieme dal libretto la preghiera per la beatificazione di Madre Maria Gargani. Cuore divino di Gesù, col tuo amore hai guidato la tua serva Maria Gargani, che a te si è offerta come vittima per il bene dei fratelli. Per te ha consumato la sua vita, facendosi apostola tra gli ultimi, perché il tuo regno di santità si compisse, e a te ha condotto tante anime perché ti amassero. Cuore di Gesù, esaudisci la mia preghiera. Per la gloria del tuo amore trafitto, donami di vederla glorificata dalla Santa Chiesa qui in terra, e per sua intercessione concedimi la grazia che umilmente e con fiducia domando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Abbiamo celebrato la memoria del Signore e gloria di Maria Gargani. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.